le fauci di Scilla, c'è sempre un pochino di tensione. Aspettate, aspettate, c'è qualcosa nell'acqua. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città, abbiamo ceduto al richiamo della natura e siamo andati a vivere in barca. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per una nuova avventura ogni domenica. Nacqui quando ancora non esisteva nome per ciò che ero. Mi chiamarono ninfa. Ultima tra le dee minori, i miei poteri erano così modesti da garantirmi a malapena l'immortalità. È così che Circe, la ninfa brutta, parla di se stessa attraverso la penna di Madeline Miller. E sarà proprio Circe ad accompagnarci nel viaggio che stiamo per intraprendere in questi mari leggendari. Io e Mess abbiamo deciso di sfuggire al caos dell'alta stagione ed esplorare le isole Eolie in pieno autunno. Certo, potremmo dover fare i conti con il meteo avverso, ma saremo prudenti e sfrutteremo al meglio ogni riparo. Amici, sono troppo felice di essere di nuovo in navigazione con Alba. Era un bel po' che desideravo portarla un po' a spasso, fare un po' di avventure con lei. Per le prossime circa 2 settimane esploreremo le isole Eolie, quindi le isole a nord della Sicilia. Siamo partiti da Riposto un paio d'ore fa e il programma di oggi prevede l'attraversamento dello stretto di Messina. C'è sempre un pochino di tensione quando si arriva a quel punto lì. L'abbiamo già fatto una volta venendo in giù quando abbiamo portato la barca in Sicilia e adesso è la prima volta che lo attraversiamo andando verso nord. Siamo partiti alle 6 stamattina in modo da cercare di arrivare all'imboccatura dello stretto con la corrente favorevole da sud verso nord e quindi oggi ci avventureremo tra Scilla e Cariddi. E la nostra meta sarà proprio tra le fauci di Scilla. Speriamo che ci risparmino, speriamo di poter trovare un approdo sicuro. Aspettate, aspettate, c'è qualcosa nell'acqua! Ed ecco il segno del buon auspicio che aspettavamo. È bellissimo. Lo stretto di Messina. Sembra solo un innocuo tratto di mare tra due lembi di terra, ma in queste acque c'è, e c'è sempre stato, molto di più di ciò che appare. Qui hanno dimora Scilla e Cariddi, i due mostri che fin dai tempi antichi divorano e risucchiano moltissimi marinai che tentano di attraversare lo stretto. Scilla è l'orribile creatura con 12 piedi ancorati sugli scogli calabresi che con le fauci delle sue 6 teste sbrana i naviganti. Cariddi è il mostro quasi invisibile che 3 volte al giorno risucchia le navi che percorrono le acque siciliane. Per millenni chi si avventurava in questi mari aveva estrema paura delle loro 2 guardiane. Ma poi l'uomo, con le sue audaci spiegazioni scientifiche, ha tentato di negare l'esistenza di questi mostri e di relegarli nella leggenda. Oggi, infatti, i nostri libri ci insegnano che gorghi, vortici, mulinelli e potenti flussi d'acqua sono dovuti al gradiente di marea, cioè alla differenza di marea tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio, e anche alla diversa temperatura e salinità di questi 2 mari. Quando c'è alta marea nel Tirreno e bassa marea nello Ionio, le acque del Tirreno si riversano nello Ionio per colmare il dislivello, originando una corrente scendente, cioè da nord verso sud. Questo flusso d'acqua ribalta la situazione e quando la marea è diventata alta nello Ionio e bassa nel Tirreno, si forma la corrente montante, che fa straripare le acque ioniche in quelle tirreniche. Questi fenomeni sono oggi prevedibili e per attraversare lo stretto si consultano le tabelle delle correnti, in modo da entrarvi nel momento più propizio.
Ma anche se la scienza ha ricacciato i mostri Scilla e Cariddi negli abissi, il navigante saggio continua ad averne timore e rispetto, perché sa che la realtà non è sempre come appare e luoghi come questo sono un limbo inspiegabile tra il mondo degli uomini e quello degli dèi. Noi per il passaggio nello stretto ci siamo affidati agli ammonimenti di Circe, regina delle distinzioni tra realtà e apparenze. La maga consigliò a Ulisse di passare lontano da Cariddi e di affrontare Scilla invece. Così abbiamo fatto noi e ci siamo mantenuti vicini alla costa calabra. Stiamo navigando sulla vela senza motore già da un po' e facciamo 4-5 nodi. Non c'è molto vento, però è un pochino rafficato, quindi abbiamo preso una mano di terzaroli perché sono previste raffiche più forti. E il mare sta diventando leggermente mosso, era previsto verso l'imboccatura dello stretto. E vedremo se tenere sulle vele oppure cosa fare, insomma, quando vedremo quali sono le condizioni del vento nello stretto. Per ora ce la godiamo, niente motore, solo la melodia del mare, del vento, e sta benissimo. Facciamo 6 nodi, vento al Gran Lasco, stiamo avvicinando allo stretto. Sinceramente non riesco a immaginare un modo migliore di viaggiare, cioè siamo spinti soltanto dalla forza del vento, niente motore, niente emissioni, niente rumori molesti. È bello, vorrei davvero potervi far sentire il vento, il mare, non so quanto il video possa rendere. Per me è veramente un'emozione forte, bello. Dall'ingresso dello stretto, diciamo dal punto in cui inizia il sistema di separazione del traffico, stiamo ancora andando solo a vela, abbiamo preso un'altra mano di terzaroli perché il vento è aumentato. Un paio di miglia prima decideremo cosa fare, se tenere le vele, ridurre la randa, non possiamo più ridurla, possiamo ridurre il fiocco, vediamo quando arriviamo lì in base alle condizioni del mare. Ed eccoci arrivati allo stretto di Messina, dove i promontori di due regioni si protendono fin quasi a toccarsi e dove tante navi dirette chissà dove si trovano a distanza ravvicinata. Anche la corrente ha iniziato a dispiegare i suoi effetti. Corrente c'è? 2.2. Nodi? Sì. Wow. Punta pezzo, spero che non ti troviamo un pezzo. Qua e là abbiamo avvistato questi fenomeni strani sull'acqua, flussi di energia impalpabile che la fanno ribollire, quasi fossero il respiro sommesso dei mostri che ancora abitano questi abissi. Abbiamo passato lo stretto! Superati mulinelli e gorghi, non potevamo ancora dire di essere in salvo. Lì, davanti a noi, si ergeva Scilla, mostro terrificante pronto ad inghiottirci. Ma a noi Scilla non è parsa così brutta, anzi, più ci avvicinavamo e più ci sembrava di scorgere la bellezza che il mostro Scilla aveva un tempo. Per chi non lo sapesse, Scilla era la più bella tra le ninfe immortali della corte di Helios, proprio il padre della nostra cara Circe. Scilla era amata e ammirata da tutti per il suo aspetto, ma era anche estremamente arida di spirito, al contrario di Circe, che era brutta e detestata, ma aveva un animo gentile.
L'amato di Circe, il giovane Glauco, mostrò di non ricambiare i sentimenti della ninfa brutta e di preferire le apparenze della bellissima Scilla. E fu così che Circe, con un atto di stregoneria, diede a Scilla un'apparenza che ne rispecchiasse la sostanza e la trasformò in un mostro crudele divora uomini. Da allora Scilla, incapace di accettare la propria identità di creatura orribile, si nasconde e dimora negli abissi sotto a questo castello, riemergendo solo per divorare esseri umani. E anche Circe, attraverso lo scorrere degli eventi della propria vita, ha finalmente ricevuto un nome per quello che era, non più ninfa, ma maga. L'ormeggio alla boa qui a Scilla è ormai sicuro. Il pericoloso vortice che ispirò la fantasia di Omero non esiste più. E tra un bagno nell'acqua limpida e un tipico panino al pesce spada che vi consiglio di assaggiare, ripenso anche io a tutte le volte che mi sono sentita come Circe, con un'apparenza che non rispecchiava il mio animo. E anche come Scilla, lodata e apprezzata per qualità che nel profondo non erano sue. Nulla è come sembra, che si tratti dell'insidioso stretto di Messina o dell'identità di un essere umano. C'è chi consiglia di ignorare le apparenze perché solo la sostanza conta, in tutte le cose. Non so se sono del tutto d'accordo. Io credo sia giusto andare oltre la mera superficie e scendere più in profondità. Ma alla fine, anche quello che troviamo lì sotto non è che un'altra apparenza, solo ad un livello più profondo. Saremmo arroganti se pensassimo di poter davvero vedere le cose per quelle che sono. Non possiamo mai essere certi di aver trovato la vera sostanza, qualunque sia l'oggetto del nostro esame. Forse la vera sostanza, ammettendo che esista, noi non la potremo mai raggiungere. I nostri stessi principi, le nostre categorie di bello, brutto, gentile e crudele, offuscheranno sempre il nostro sguardo, impedendoci di arrivare alla verità. E allora forse è meglio accettare i nostri limiti umani, la nostra ignoranza, e rassegnarci al fatto che non potremo mai conoscere nulla per davvero, a meno che non ci disfiamo dei nostri giudizi e pregiudizi. Non è facile, ma credo valga la pena fare un tentativo, abbandonare le idee del branco, allentare le maglie della nostra identità monolitica e godere della vita per quello che è, senza proiettarci sopra l'aspettativa di quello che vorremmo che fosse. A quel punto, ormai un tutt'uno con il resto, senza più distinzioni tra sostanza e apparenza, non ci stupiremo più del cambiamento della corrente, della divinità diventata mostro o della ninfa diventata maga. E vivremo liberamente e in tutta la sua potenza la magia di una vita in continuo mutamento. Perdetevi il prossimo episodio, in cui attraverseremo il regno di Eolo e approderemo all'isola di Vulcano.